Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la politica, riforme, leader di Fratelli d'Italia Meloni lancia la bicamerale, il presenzialismo è la madre di tutte le riforme, propongo di aprire un dibattito. La bicamerale può essere una delle soluzioni, il tema costituzionale è un tema serio. Intanto il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il regolamento per realizzare risparmi utili a livello europeo e prepararsi ad eventuali interruzioni di forniture di gas da Mosca. Tra le misure previste, la riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici industriali e da 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici. Questo potrebbe portare a un risparmio di 5,3 miliardi di metri cubi. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, dice tregua su Zaporizhzhia. Gli sforzi per ristabilire la centrale nucleare come infrastruttura puramente civile sono vitali. Così come primo passo, le forze russe e ucraine devono impegnarsi a non intraprendere alcuna attività militare verso o dal sito. Una buona notizia, sono stati restituiti all'Italia 58 pezzi pregiati che nell'arco degli ultimi decenni erano finiti negli Stati Uniti, smerciati dai grandi trafficanti internazionali e riportati a casa dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale con i colleghi di Homeland Security Investigation. E parliamo del meteo. Quest'estate in Europa c'è stata la peggiore siccità degli ultimi 500 anni. Abusivi, finito il lockdown, partono le demolizioni, non ci sono più i motivi legati alla pandemia e per fermare gli ordini di demolizione delle abitazioni abusivamente costruite gli abbattimenti possono riprendere. La Cassazione ha sottolineato che non sussistono più ragioni ostative alle sanzioni amministrative accessorie, quindi la demolizione a carico del proprietario alle condanne penali per abusi edilizi. Chiudiamo con lo sport, Champions, la Juve KO col Paris Saint-Germain, finisce 2-1, pareggio del Milan a Salisburgo e segnaliamo ancora l'esonero di Mihajlovic per quanto riguarda la formazione del Bologna. È tutto con questo, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.